ed è stata presentata questa mattina a Pisa una manifestazione di carattere europeo dedicata alle arti marziali che si svolgerà nelle prossime settimane coinvolgendo in parte anche la provincia. I gesti e lo spirito di cavalieri di 2000 anni fa per una settimana scuoteranno Pisa e provincia. Al Palasport di via Andrea Pisano il 6 giugno si svolgeranno seminari aperti al pubblico e il 7 campionati europei di Awarando, arte marziale tradizionale coreana, mentre dal 3 al 5 giugno nella palestra di Chianni ci saranno i seminari riservati alle cinture nere. Una dimostrazione se ne è avuta oggi nella sala stampa del comune di Pisa, dove sono stati presentati gli avvenimenti. Il Warando e il Taejoon in Italia è rappresentato da Marco Mattiucci. Abbiamo organizzato, come ogni anno, campionato europeo di questa disciplina. Verrà per l'occasione qui da noi il Grandmaster Taejoon Lee, figlio del fondatore dell'arte. In queste giornate, che saranno il 6 e il 7, presso il Palazzetto dello Sport di Pisa, ci saranno dei seminari aperti al pubblico per quanto riguarda tecniche marziali del Warando e del Taejoon. Per il 7 invece ci saranno campionati europei dove saranno presenti diverse nazioni, tra cui la Repubblica Ceca, l'Inghilterra, l'Olanda e altre diverse nazioni che saranno qui presenti. Come altre discipline orientali, anche l'arte marziale che si ispira ai cavalieri e ai warang va oltre l'aspetto sportivo. La federazione di Awarando in Italia e nel mondo si occupa infatti di bullismo, difesa personale e aiuti umanitari e ha un suo seguito anche a Pisa. I ragazzi di Pisa, è una realtà molto giovane ma fatta di grande entusiasmo. I ragazzi sono molto motivati, hanno questa caratteristica, hanno un grande spirito di gruppo, sono tutti studenti dell'università, quindi passano molto del tempo insieme, si allenano insieme, studiano insieme. Quindi c'è grande coesione e questo si vede anche semplicemente dal fatto dell'urlo, come urlano. Beh, tutto davvero molto affascinante. Era tutto per 50 News, appuntamento che torna come sempre alle prossime edizioni. Arrivederci.